Ciao a tutti, benvenuti a una nuova live di Acapofweb. Dunque, oggi parleremo di un argomento che dovrebbe interessarvi parecchio, diciamo, che è quello delle recensioni, cioè come si fa a farsi lasciare delle recensioni positive dai propri clienti, ma soprattutto come far sì che i clienti le lasciano, perché purtroppo sappiamo che spesso i clienti non lo fanno e non vuol dire, cioè so che magari potrebbe qualcuno pessimista potrebbe pensare che, oddio, non mi ha lasciato la recensione perché pensava male del mio prodotto, perché non è stato contento. No, in realtà nella maggioranza dei casi le persone non lasciano le recensioni semplicemente perché non ci pensano, perché sono presi da altro, magari appena ricevono il prodotto dicono sì, adesso gli lascio la recensione, poi si mettono a fare altre cose e si dimenticano. Ecco, quindi non è che uno che non lascia la recensione perché non è soddisfatto, semplicemente si dimentica. Ecco, nella maggioranza dei casi è così. Quindi, come si può fare in modo che le persone non si dimentichino e che invece, appunto, lasciano una recensione possibilmente, ovviamente, positiva, cioè 5 stelle, possibilmente. Allora, come vi ho detto lunedì nell'articolo che ho pubblicato sul blog, vi ho dato 5 consigli su come far sì che, appunto, le persone, i clienti, lasciano più facilmente la recensione, che riassumo brevemente adesso. Cioè, allora, i consigli sostanzialmente sono quella di, innanzitutto, far sì che il vostro mess richiedere la recensione in modo diretto, cioè non lasciare che sia il cliente a ricordarsi che deve magari lasciare la recensione, dove chissà la deve lasciare, non si sa, eccetera. No, bisogna un po' guidarlo, perché, come dicevo prima, il cliente ha fretta, è preso dalle sue cose. Non è che va lì a informarsi, allora vediamo questa persona, dov'è che vuole che io gli lasci la recensione, tutto quanto. Quindi bisogna un po' guidarlo, bisogna dirgli dove deve lasciare la recensione, pagina Facebook, profilo dello shop, sito, e-commerce, eccetera. Quindi bisogna dirgli dove lasciare la recensione, spiegarglielo proprio molto chiaramente, dove deve andare, dove deve cliccare, tutto quanto. E poi bisogna anche cercare magari di mandargli un messaggio anche magari un po' personale, in cui si cerca un po' di ricordare le cose belle che si sono state fatte insieme, cioè il percorso che è stato fatto, cercare un po' di rievocare la sensazione positiva che il servizio, prodotto che abbiamo fatto ha generato in lui. Perché dico di rievocare questa sensazione positiva? Perché in realtà, secondo gli studi che sono stati fatti, hanno dimostrato che il ricordo che un cliente ha, un cliente, ma in generale una persona qualsiasi, ha di un'esperienza, viene influenzato dagli ultimi minuti di quell'esperienza. Esempio, fate una vacanza orribile, fate delle esperienze bruttissime, il tempo è sempre brutto, l'albergo fa schifo, cose di questo tipo, però gli ultimi 2 giorni scoprite un posto bellissimo di cui innamorate, non so, una spiaggia incantevole, non so, qualcosa di stupendo. Per cui, come sarà il ricordo di quella vacanza, positivo o negativo? Beh, molto probabilmente sarà positivo, perché la fine della vacanza è stata positiva. Ecco, questo è un po' il principio psicologico che c'è dietro. Questo come si può ricondurre ai nostri casi, ai casi della recensione? Si riconduce nel discorso che, se voi riuscite alla fine dell'esperienza che avete col vostro cliente, quindi alla chiusura, consegna del prodotto, se riuscite a rievocare in quel momento lì nel cliente il ricordo del momento positivo che ha avuto con voi, che può essere la consegna del prodotto, cioè magari quando gli è arrivato il prodotto che ha detto wow, è bellissimo, guarda il regalo che c'era dentro, anche qui discorso di fare un regalino extra, no, che non era stato detto che sarebbe, che avreste fatto a lui, eccetera. È un'ottima mossa, proprio perché genera sorpresa e l'effetto sorpresa è sempre molto positivo, ovviamente. Quindi generare questo ricordo positivo non solo genera una sensazione positiva, appunto, che magari spinge sul momento l'utente a lasciare la recensione, ma gli lascerà un ricordo positivo di tutta l'esperienza che ha avuto con voi. Quindi anche se magari all'inizio, quando vi ha contattato, voi avete risposto in ritardo perché magari eravate in vacanza o cose di questo tipo, e quindi magari i primi contatti sono stati un po' difficili perché lui c'era rimasto un po' male perché non gli avete risposto subito, cose di questo tipo. Voi potete in qualche modo cancellare quell'esperienza negativa
se riuscite nelle ultime fasi del rapporto che avete avuto con questa persona a dargli un'esperienza, un ricordo così positivo che lui dimenticherà parzialmente le cose negative che sono successe prima. E in questo modo ovviamente sarà più propenso a lasciare una recensione da 5 stelle invece che magari da 3 perché si ricorda ancora quei primi contatti che non erano stati proprio. Ecco, quindi è importante appunto riuscire a parlare con questa persona, cioè non lasciare, non inviargli un messaggio standard, cioè del tipo ciao, hai comprato il mio prodotto, adesso lasciami la recensione. Ecco, no, per favore no. Cioè, cerchiamo di essere un po' più personali, cioè appunto di ricordare un pochino a questa persona che cosa ha comprato da noi, perché, se magari è riuscita un pochino a risolvere il problema che aveva o il bisogno che aveva grazie al nostro prodotto, insomma, cerchiamo di coinvolgerlo un pochino. E quindi anche di lasciargli, come dicevo prima, rievocargli un pochino l'esperienza positiva che ha avuto con noi e quindi così di spingerlo un pochino a lasciarci la recensione. E ovviamente spiegandogli bene bene come deve lasciarla. Trattiamo sempre i clienti come scimmie, mi raccomando. Questo deve essere il vostro motto, i clienti sono scimmie. Non lo so, è brutto, bruttissimo, però più si è chiari nelle spiegazioni, più è facile che poi le persone facciano quello che noi vogliamo. Non è che le persone sono stupide, ovviamente, ma il discorso è che tutti quanti noi siamo così presi da 3.000 cose, bombardati da 3.000 messaggi, eccetera, che siamo distratti. Cioè, magari una persona ci scrive, devi fare così, però noi leggiamo di sfuggita la mail e ci sfugge, cioè, può capitare, cioè, anche a me, anche a voi, a tutti. E di conseguenza, più un messaggio viene ripetuto in modo chiaro, preciso, che non ci può essere, modo di sbagliarsi, ecco, più aumentano le probabilità che quella persona capisca e recepisca il messaggio e quindi poi faccia la cosa che si vuole che faccia. Ok? Ok, questo era, diciamo, un riassunto dell'articolo. Adesso passiamo invece a quelli che erano gli errori che invece spesso fate quando chiedete le recensioni, che non rispettano ovviamente quello che vi ho appena detto. Allora, errore numero uno. L'errore numero uno è andare a elemosinare le recensioni in cambio di sconti, cioè del tipo se mi lasci una recensione da 5 stelle ti regalo X. Ecco, questo è bruttissimo, cioè io l'ho visto fare più che altro non tanto dai piccoli creativi artigiani o piccole attività quanto spesso magari dai ristoranti, cioè lasciamo perdere. Ecco, questa è una cosa bruttissima, bruttissima perché è un ricatto di fatto, cioè fai questo e io ti do quello. No, assolutamente no, anche perché va bene dare un incentivo, ne parliamo anche nell'articolo. Ma deve essere un incentivo a priori, cioè non un ricatto, cioè ti do questa cosa se tu fai quest'altro per me. No, cioè tu devi regalare il tuo incentivo a priori, sia che questa persona poi ti lascerà o meno la recensione, in modo da generare un po' l'effetto, come dire, insomma, giocare un po' su quelli che sono i principi della persuasione di Cialdini, cioè lavorare, come scrivo nell'articolo, nel caso voleste approfondire, cioè giocarci un po' il discorso del io ti do una cosa, ok, allora tu ti senti un po' in debito perché io ti ho regalato una cosa, allora io faccio per te un'altra cosa perché così non mi sento più in debito. Ecco, poi il discorso è un po' questo. Quindi, ok, questo è l'errore numero uno, cioè elemosinare le recensioni con dei ricatti. Errore numero due è quello di non rispondere alle recensioni, soprattutto a quelle negative. Ecco, bisogna sempre, sempre, sempre rispondere alle recensioni, sia positive che negative. A maggior ragione a quelle negative, perché paradossalmente le recensioni negative sono quelle più lette, perché ovviamente un cliente nuovo che non vi conosce andrà a leggere le recensioni negative per capire chi è che si è trovato male e perché si è trovato male, perché le recensioni negative sono spesso quelle più veritiere, paradossalmente, cioè quelle che possono mostrare magari quei problemi che magari anche lui potrebbe riscontrare con voi. Quindi sicuramente ogni cliente nuovo leggerà le recensioni negative, se ne avete ovviamente. E quindi è fondamentale che voi andiate a rispondere alle recensioni negative, non insultando la persona che vi ha lasciato la recensione negativa, o iniziando qualche lite assurda, o cancellando i suoi messaggi. Assolutamente no. La recensione negativa va sfruttata. E quindi bisogna lasciare il messaggio di quella persona, pari pari, senza modificarlo o cancellarlo, rispondendo in modo educato, gentile, spiegando il vostro punto di vista. Cioè, quella persona si sta lamentando di una cosa, voi spiegate perché quella cosa è andata male. Secondo il vostro punto di vista, anche perché spesso la recensione negativa nasce da un'incomprensione, magari era il cliente che non aveva capito i termini, non so, i tempi di spedizione o cose di questo tipo. Voi semplicemente spiegate sotto e dite: guarda, io i tempi di spedizione li avevo scritti nella policy, tu non l'hai letta, cioè lei non l'ha letta, quindi
Mi dispiace, però era tutto scritto, eccetera. Ovviamente sempre in modo molto educato, gentile, cioè dovete dimostrare di essere persone ragionevoli, gentili, appunto, che sapete, insomma, trattare con le persone, non di attaccabrighe, ecco, mi raccomando. Quindi questo sicuramente. Poi, altro errore è quello di chiedere la recensione troppo tardi, e questo accade molto molto spesso. Allora, la recensione è troppo tardi perché spesso magari non si vuole essere troppo invasivi, non si vuole rompere troppo le scatole, eccetera. Invece il tempismo nel chiedere le recensioni è fondamentale. È fondamentale perché nel momento in cui tu chiedi devi chiedere la recensione, esattamente al momento in cui, come accennavo prima, il cliente è felice di quello che ha appena ricevuto da te. Se la chiedi troppo tardi, il cliente ormai si sarà già dimenticato sia dell'esperienza che ha avuto con te, sia delle cose positive, della sensazione positiva che ha generato il tuo prodotto o servizio a lui. Quindi chiederà troppo tardi, cioè ormai il cliente è andato, cioè nel senso sta già pensando ad altro, quindi è difficile che un cliente dopo settimane si ricordi di lasciarti la recensione, ormai non ci pensa più. Quindi bisogna cogliere esattamente il momento giusto in cui il cliente è fresco, già appena acquistato, o meglio, gli ha appena ricevuto il prodotto, perché adesso non confondiamo le due cose, già appena ricevuto il prodotto, quindi è contento, è felice, è lì che fai salti di gioia perché ha appena scartato il suo prodotto e quindi è tutto contento, ha visto che è tutto esattamente come sperava. È quel momento lì, il momento esatto in cui bisogna chiedere la recensione, non dopo e non prima. Poi, scusate, leggo un attimo, ci sono qualche messaggio. Nel frattempo. Ok. Allora, intanto vi saluto, vi siete connesse. Ok. Allora, vado avanti. Dicevo, un altro problema è quello invece di farsi fare le recensioni da amici e parenti. Questa è una cosa che so fanno in tantissimi, soprattutto all'inizio, ovviamente, perché quando non si hanno recensioni, un'attività senza recensioni ovviamente fa brutto, nel senso che sembra una recensione che una recensione un'attività che non lavora. E quindi chiaramente si ha sempre tutti quanti hanno la tendenza di farsi fare le finte recensioni da amici e parenti per compensare questa cosa. Ecco, è un errore perché la recensione finta si vede. Innanzitutto perché magari se è un tuo parente o amico comunque si può risalire facilmente al fatto che sia magari tra i tuoi amici su Facebook, cose di questo tipo. Ma poi è brutto, nel senso che insomma, perché devi stare a farti fare la recensione dal tuo amico, dal tuo parente, cioè è tristissimo, cioè sa proprio di sono alla canna del gas, devo per forza farmi fare una recensione finta perché se no non me la lascia nessun altro. Ecco, quindi evitiamo anche queste cose qui. Se all'inizio non hai recensioni non è un problema, cioè nel senso prima o poi qualcuno arriverà a farti una recensione. Ecco, a maggior ragione se all'inizio non hai recensioni, punta ancora di più su cercare di coinvolgere i primissimi clienti e cercare in qualche modo di spingerli a lasciarti la recensione. Cioè, scrivili, contattali, chiedi guarda, per favore, visto che sono agli inizi, mi sarebbe utilissima una recensione da parte tua, proprio perché sto avviando adesso la mia attività, eccetera, eccetera. Cioè, cerchiamo un po' di umanizzare tutto quanto, cioè cerchiamo di parlare da una persona a una persona e quindi farsi lasciare la recensione ai primi clienti non è poi così difficile, ecco. Piuttosto, appunto, si aspetta un attimo, si aspettano i primi clienti, si fa fare quelle recensioni vere che sono sicuramente molto più apprezzate sia dai futuri clienti, sia proprio come immagine che si trasmette. Ok, allora questi erano gli errori che volevo dirvi di non commettere assolutamente. Adesso passerei a mostrarvi un esempio, a leggervi, un esempio di una recensione che potrebbe essere una richiesta di recensione. Positiva, visto che mi avevate chiesto qualche giorno fa un esempio, visto che io dico tanto, dovete essere così, così, colà, ma un esempio concreto, ok, vi do l'esempio concreto. Ovviamente non è che dovete prendere esattamente pari pari queste parole, eccetera. È sufficiente che capiate quello che è lo stile, un po' l'approccio e lo facciate vostro, ovviamente. Simonetta, come ho fatto io con la recensione a 3 stelle di una che non conoscevo. Mi ha risposto che ha sbagliato e si è scusato sotto il post, però io ormai la recensione non l'ha più modificata. Ok, sì, purtroppo queste sono cose che capitano, ahimè. Se pur contattandolo lui non l'ha tolta la recensione, amen. Cioè, l'unica cosa che puoi fare appunto è rispondere a quella recensione nei commenti
e dire sotto quella recensione, guarda, cioè, fare in modo che l'utente futuro, il cliente futuro, leggendo la recensione negativa, capisca che cosa è successo, perché appunto c'è quella recensione negativa e capisca che in realtà è un voto negativo finto, nel senso che in realtà non c'è stato un vero e proprio problema. Poi Stefania, leggendo la recensione di una pagina, ho beccato proprio la recensione della sorella. Visto che conosco la proprietaria della pagina, l'ho beccata subito. Esatto, vedi, già quando si sgamano poi queste cose, poi è tristissimo, cioè l'impressione proprio è pessima, ecco, proprio negativa al massimo. Allora, dicevo, vediamo questo fantomatico esempio. Allora, l'ho scritto io stamattina, quindi magari si può fare anche di meglio, perché adesso non è che io sia il genio assoluto. Magari se vi impegnate un attimo potete scrivere una recensione anche migliore. Allora, io ho scritto questo. Allora, questo esempio qua. Ciao Elisa, grazie per aver acquistato la mia collana. Sono sicura che grazie a essa riuscirai a creare l'outfit perfetto per il matrimonio della tua amica di cui mi parlavi. Allora, vi spiego i vari punti. Qui cosa si fa? Si riaggancia, si cerca in qualche modo di parlare, ovviamente col cliente, di ricordargli il perché lui aveva acquistato quel prodotto, qual era la causa, qual era il suo problema, diciamo così, per cui aveva acquistato il prodotto. In questo caso, ovviamente, si parla di un cliente col quale avevate interagito, ovviamente, c'è cioè una persona che comunque vi aveva chiesto qualcosa di personalizzato e quindi comunque una persona che gli aveva raccontato qualcosina del perché cercava quel prodotto in quel dato modo, eccetera. E quindi giocarvi un pochino le informazioni che avete su questa persona, rievocarle in qualche modo, rievocare quello che era il problema iniziale per cui lui si era rivolto a voi, e dopo continuare dicendo perché, o meglio, come voi quel problema lo avete risolto. E poi andare avanti con: mi è piaciuto molto creare quella collana seguendo le tue indicazioni e ora mi piacerebbe sapere da te se il risultato ha soddisfatto le tue aspettative. Avere un feedback da parte tua è importantissimo per me perché mi aiuterebbe a capire come migliorarmi e offrire prodotti sempre più belli. Ecco, questa seconda parte invece ha un altro scopo, cioè quello di dire: guarda, mi è piaciuto molto lavorare con te, appunto, e quindi spiegargli anche perché. Il feedback è importante perché anche questa cosa va sottolineata, perché spesso il cliente non lo sa quanto è importante una recensione per noi che lavoriamo online, maggior ragione. E quindi bisogna un pochino spiegarglielo, cioè fargli capire quanto la sua opinione conta nella nostra vita e nel nostro lavoro e quindi farlo sentire anche importante, cioè far sentire importante la sua opinione, quindi anche questo è un modo per spingerlo un pochino a dire cosa pensa, cioè dirgli: guarda, io ci tengo a quello che mi dici, cioè ti ascolto volentieri, ecco. Poi andare avanti con: quindi se potessi dedicarmi un minuto per scrivere una recensione, lo apprezzerei moltissimo. Di questa frase sottolineo: potessi dedicarmi un minuto. Allora, perché ho aggiunto un minuto? Perché un'altra cosa che frena le persone da lasciare le recensioni è il tempo, cioè il fatto di non avere tempo, ovviamente. E pensare che lasciare una recensione sia una cosa lunga che richiede almeno 20-30 minuti e quindi uno dice: no, no, adesso proprio non ho tempo, non ce la faccio, magari dopo, e poi si dimentica. Ecco, invece sottolineare che lasciare una recensione in realtà è una cosa velocissima, che non c'è bisogno che ti scriva dei papiri e che può scrivere anche solo due frasi, proprio molto veloce, metti 5 stelline, due frasi e a posto. Ecco, fargli capire questa cosa, cioè che basta che scriva poco e che ci impiegherà poco, è un altro modo per cercare di incentivarlo a lasciare subito la recensione. Dopo continua con: per farlo ti basta cliccare su questo pulsante e sotto ci si mette ovviamente un bel pulsante con una bella call to action, cioè un pulsante ben visibile, che linkato ovviamente alla pagina dove lui dovrà lasciare, dove il cliente dovrà lasciare la recensione. Anche questo è importante, cioè, come dicevo prima, fare in modo che il cliente possa lasciare la recensione nel modo più semplice possibile, cioè dirgli: guarda, devi andare qui, clicca qui e compila qui, cioè proprio semplice, semplice, cioè non frasi vaghe del tipo lasciami una recensione e il cliente dice: ok, dove te la lascio? Dove devo andare? Come? Quando? E perché? Ecco, no. Dare un link preciso, dire esattamente in che punto deve andare, cioè il link perfetto, non il link, non so, non il link, non so, la pagina Facebook in generale, no, il link all'esatto punto dove lui, cliccando e aprendo quella pagina, troverà il modulo per lasciare la recensione. Cioè, semplifichiamo al massimo tutto il processo, è molto importante.
E poi concludo con grazie in anticipo, spero di sentirti presto, un abbraccio. Ecco, questa è la conclusione, giusto per chiudere tutto quanto. Questo è un esempio, come dicevo, se ne possono fare anche mille altri, cioè si possono usare mille altre parole, si può fare più corta, più lunga, non importa. L'importante è che abbia il vostro tone of voice, cioè che insomma che ovviamente rispecchi quello che è il vostro stile di comunicare, il vostro approccio, quello che avete su tutti i vostri canali, ovviamente. Non è che potete avere e chiedere le recensioni con uno stile e poi su tutti i vostri canali ne usate uno totalmente diverso, ovviamente. Quindi omologate il tutto, ovviamente. Però diciamo che i punti salienti sono quelli che vi ho indicato. Cioè, appunto, una cosa semplice, rievocare il momento positivo in cui voi avete risolto il suo problema e ovviamente spiegargli perché è così importante il suo feedback, ok? Va bene, allora, queste erano le cose che volevo dirvi oggi. Quindi, adesso leggo un po' se ci sono altri commenti, non mi sembra, ok? Allora, ragazze, se non c'è altro, se non avete altro da chiedermi, io posso anche chiudere qua la live, però ditemi voi se avete altre domande da farmi in diretta, che vi rispondo. Intanto io bevo un sorso d'acqua. Ecco che arriva qualcosa. Allora, Tati dice: ho creato bijou personalizzati per due persone che mi hanno chiesto tutti i tipi di dettagli, pietre, colori, lunghezze e chi più ne ha più ne metta. E mai una recensione nonostante la mia gentilezza e disponibilità nei loro confronti. La cosa che più mi ha fatto rabbia è stata la noncuranza e il menefreghismo. Sottolineo che non hanno acquistato solo una volta. Ecco, spesso certa gente è un po' maleducatuccia. Allora, qui bisognerebbe un po' capire bene il perché questa persona ha fatto così, nel senso che se ha acquistato più volte vuol dire che chiaramente si è trovata bene, su questo non c'è dubbio. Il fatto che non abbia mai lasciato la recensione, sì, o è davvero maleducato, perché ahimè le persone maleducate esistono, oppure davvero non ci ha pensato, non si era resa conto di quanto era importante la recensione, magari ha rimandato a un secondo momento e poi si è dimenticata. I casi sono diversi, ecco, cioè non è che necessariamente uno che non lascia la recensione è maleducato, punto. Possono essere successe varie cose. La maleducazione è uno di quelli, per carità, ecco, ci può stare. In questi casi comunque si cerca un pochino, appunto, come vi ho detto prima, cercate di scrivere una mail un po' carina, un messaggio un po' carino. Se anche così non vi scrive, non vi lascia la recensione, ragazzi, amen, cioè ci saranno altri clienti che lo faranno, insomma, non è che si può avere una recensione proprio da tutti, 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 tutti. Si cerca, ci si prova, ecco, però ovviamente. Ma se le recensioni di amici e parenti sono presenti perché hanno acquistato veramente, vanno bene. Ah, vabbè, se hanno acquistato veramente, sì, allora ok, no, l'importante è che non siano fasulle, nel senso che proprio non è. Sono più finte, cioè io ti lascio la recensione tanto per farti fare bella figura e basta, ecco. Sì, Silvia, ti leggo, ti leggo, ti leggo. Se vuoi scrivere qualcosa, scrivi pure. Ok, allora aspetto che Silvia risponda. Ok. Va bene. Intanto che aspetto Silvia, se intanto volevo fare un attimo il punto. Volevo accennarvi una cosa sulle leggi della persuasione di Cialdini, perché l'ho detto velocemente. Vabbè, vado dopo, adesso Silvia ha risposto. Allora, questa è una cosa un po' lunga, vediamo. Allora, buonasera signor XX, abbiamo notato con piacere che il nostro prodotto le è stato consegnato in riferimento a XXX che ha acquistato presso il nostro negozio. Le saremmo grati se potesse fornirci una sua valutazione, considerando il nostro servizio clienti, tempi di spedizione e il suo grado di soddisfazione del prodotto realizzato a mano dal nostro team. Maggiore sarà stato il suo gradimento, maggiore sarà il numero di stelle. Clicchi 5 stelle se il servizio e il prodotto offerti hanno raggiunto le sue aspettative, qui di seguito il link al quale fare riferimento. Nell'attesa di un suo riscontro, rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti o richieste, le auguriamo una buona serata e la ringraziamo per averci scelto per i suoi acquisti. Cordiali saluti. Allora, questo immagino, Silvia, che sia un esempio della richiesta che usi tu per farti avere le recensioni, immagino. Adesso non so quale sia il tuo solito tone of voice che usi sui tuoi canali, sul sito, eccetera. Così a pelle ti posso dire che una richiesta di questo tipo mi sembra un po' freddina. Dopo però, ripeto, dipende un po' dallo stile che usi sui tuoi canali, perché se sei sempre così formale, allora va bene. Un'altra cosa, vediamo un attimo.
anche questa cosa di le è stato consegnato con la L maiuscola, insomma, è una cosa un po' molto vecchio stile, molto, molto formale. Ecco, io queste cose qui le toglierei più che altro perché quando si chiede una recensione si sta un po' parlando da persona a persona. Quindi usare il lei, usare tutte queste forme un po' arcaiche, fanno un po', insomma, mettono più distanza tra le persone, capisci? Quindi invece nel momento in cui tu richiedi la recensione, tu la vuoi avvicinare quella persona, non ne vuoi tenere a distanza. Quindi secondo me cercare un po' di rendere un po' il tutto più informale, secondo me aiuterebbe. Poi anche il discorso di mettere in riferimento a e citi il prodotto, cioè è tutto un linguaggio un po' artificioso, ecco, io userei appunto un linguaggio più semplice. Dopo i concetti che esprimi vanno bene, perché nei concetti più o meno ci siamo, cioè il fatto saremmo grati se potesse fornirci una sua valutazione, ok, quello va abbastanza bene. Sì, anche il fatto che sottolinei maggiore sarà stato il suo gradimento, maggiore sarà il numero di stelle. In effetti fai bene a sottolinearlo perché non tutti ci arrivano, cioè c'è chi effettivamente lascia una stella pensando che sia il voto massimo. Lo so, a proposito di clienti scimmie, purtroppo c'è anche questo. In effetti specificarlo potrebbe servire in certi casi. E qui di seguito il link al quale fare riferimento, anche qui, cioè una frase complessa per dire un concetto semplice, cioè per lasciare la recensione clicca sul pulsante qua sotto, basta, cioè. Invece qui di seguito il link al quale far riferimento, cioè è tutto un linguaggio molto costruito, ecco. Dopo, vabbè, la conclusione, un suo riscontro, rimando a disposizione per eventuali chiarimenti o richieste, auguriamo buona serata. No, ok, quello va tutto ok. Ripeto, farei frasi un po' più semplici, anche proprio da al di là del lei e tutto quanto, proprio più semplici, proprio come costruzione. Cioè, un linguaggio semplice ha proprio il vantaggio che viene capito più facilmente e quindi più, come dicevo prima, più riesci a parlare in modo semplice, più l'altro è facile che capisca bene quello che vuoi dire e quindi che faccia quello che tu desideri. Quindi, secondo me, è importante semplificare un pochino il messaggio anche in questo senso. Ok, guardo, ci sono altri commenti, non mi sembra. Ok, allora se non c'è altro io vi saluterei. Ok, no, scusate, avevo detto prima le leggi di Cialdini. Allora, una cosa velocissima. Vi ho messo il link all'interno dell'articolo sul blog, quindi se andate sull'articolo del blog di lunedì, proprio la prima frase, vedete che ha evidenziato sei leggi della persuasione di Cialdini, proprio perché è un link che vi spiega, che manda a un articolo di Wikipedia che spiega un po' chi è Cialdini e cosa sono le leggi di persuasione. È un concetto, cioè, c'è anche il libro che vi consiglio comunque di leggere di Cialdini, eccetera. Le leggi della persuasione sono molto importanti perché permettono proprio di entrare un po' nella testa delle persone, cioè sfruttare un po' quelle che sono le nostre debolezze psicologiche, diciamo così, quello che ci porta a certi comportamenti, sfruttare queste cose per facilitare in qualche modo il coinvolgimento dell'altra persona e quindi spingerla a compiere quello che noi vogliamo. Diciamo che le leggi di persuasione sono da sempre state usate nel marketing, fino proprio dagli anni 50 e probabilmente anche prima, cioè in modo più inconscio, ma sicuramente anche prima. Però è secondo me una lettura molto interessante da fare, anche se non vi intendete di marketing, cioè proprio leggere questo libro, Le sei leggi della persuasione di Cialdini, è molto utile proprio per capire anche nella vita di tutti i giorni come i pubblicitari, come il venditore porta a porta, eccetera, come in qualche modo cerca, di venderci le cose, come noi magari ci caschiamo, anche solo da un annuncio pubblicitario, una pubblicità in TV, un volantino, eccetera, ci caschiamo in certi meccanismi di pubblicità, ci facciamo convincere a certi personaggi proprio perché questi personaggi sfruttano certi meccanismi psicologici innati, diciamo, negli esseri umani. Quindi è molto interessante come lettura perché queste sei leggi applicate poi nella vita di tutti i giorni, applicate nel marketing anche delle vostre canali web, eccetera, possono proprio generare una serie di attività, una serie di piccole attenzioni che potete avere nei confronti dei vostri clienti e nei confronti ovviamente dei canali che utilizzate per ottenere più risultati. Quindi è una lettura che vi consiglio.
Va bene, allora, se qui non avete altre domande, io vi saluto. Ultimo controllo. Silvia dice, diciamo che su Amazon è un po' complicato chiedere la recensione. Sì, beh, certo, se non hai un canale tuo è sicuramente più complicato, anche perché non, immagino non avrai neanche la mail. Quindi di solito, insomma, la richiesta di recensione è la cosa migliore, farla via mail. Quindi capisco che è più complicato, certo. Ecco perché sarebbe meglio, se ci riesci ovviamente, cercare di creare, di avere proprio la mail del cliente in modo da potergli scrivere in privato e quindi creare una conversazione, a parte che vada fuori dal canale, che può essere Amazon, che può essere Etsy, può essere insomma qualsiasi altra piattaforma, diciamo, esterna. Ok, allora adesso vi saluto sul serio, vi ho detto tutto quanto, spero che vi sia stata utile un pochino questa live, noi ci rivediamo la settimana prossima con un'altra live ovviamente, e probabilmente a maggio, attorno al 10, insomma metà maggio, giù di lì, cercheremo io e Lorenzo di fare se ci riusciamo, di fare un pochino il punto sulla GDPR, cioè la nuova legge sulla privacy. Che verrà attuata, entrerà in vigore il 25 maggio, che se voi avete una piccola attività sicuramente dovete metterla in pratica anche voi. Quindi, vabbè, sicuramente avrete già sentito nominare, vi sarete già informati sicuramente, ecco, però diciamo che pur essendo una legge che di per sé concettualmente non è complicatissima, può essere molto complicato applicarla da un punto di vista proprio tecnico. È questo che io e Lorenzo stiamo lavorando su questa cosa in queste settimane. E quindi vediamo se riusciamo a creare un articolo e quindi magari fare una live anche su questo argomento, magari appunto attorno alla metà di maggio cercheremo di organizzarla. Ci proviamo, ecco, non assicuro niente perché vabbè, siamo proprio sommersi così, insomma, è complicato, però ci proviamo. Ok, allora vi saluto e ci vediamo la settimana prossima e vi auguro una buona settimana. Ciao!